Sì, finalmente anche il Montenegro comincia a ospitare questi giochi dei piccoli stati per la prima volta nel paese balcanico. Una grande possibilità per loro, una bella possibilità anche per noi per conoscere questo paese che organizzerà l'evento. Non è mai facile organizzare un evento del genere, sicuramente si faranno trovare pronti a 2 anni dai giochi di San Marino, che sono stati una grandissima esperienza sicuramente per chi vi ha partecipato come atleta, ma anche per noi che li abbiamo seguiti come giornalisti. Ricordo una grandissima esperienza. Si va in Montenegro con la speranza di portare a casa un buon bottino. Ricordiamolo che San Marino nell'ultima volta in cui ha partecipato in trasferta ai giochi di piccoli stati non è riuscito a portare a casa un oro, invece nell'edizione casalinga 6 ori, 10 argenti e 14 bronzi. Speriamo che si riesca a cancellare quello zero in casella che era arrivato invece in Islanda. In Montenegro dunque si comincia questa settimana dedicata ai giochi dei piccoli stati. Si comincia un pochino in ritardo perché non solo a San Marino ma anche in Montenegro la pioggia ha un po' così diciamo scandito i giorni di questo maggio veramente strano, questo maggio veramente autunnale. Fino a poco fa, eccole qua le immagini della città vecchia dove sta per cominciare la cerimonia. Dicevo, un diluvio fino a poco fa, adesso i più temerari hanno addirittura chiuso l'ombrello, quindi tra poco si comincia. Una primavera che evidentemente in tutta Europa fa un po' fatica a partire. Queste sono immagini che vi giungono in diretta allora dalla città vecchia di Budva. Il Montenegro, lo hai prima detto tu Riccardo, per la prima volta ospita i giochi dei piccoli stati di Europa. È uno stato della penisola balcanica, si affaccia sul mare Adriatico, confina con la Serbia, la Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Kosovo e l'Albania. Fino al 2 giugno 2006 la Repubblica del Montenegro era unita alla Repubblica di Serbia, si chiamava Serbia-Montenegro, e infatti è uno stato di giovanissima nascita. Dal 2017 è il 29esimo membro della NATO. La capitale è Podgorica, conta quasi 700.000 abitanti. Ricordiamo che il canone per essere definito piccolo stato è quello di rimanere al di sotto del milione, anche se poi in questi ultimi anni Cipro, pur rimanendo all'interno della famiglia dei piccoli stati, ha un po' sforato la cifra, ma poi sono conteggi politici perché c'è anche la parte turca di Cipro che alcuni la contano, altri no, insomma, quindi le cifre sono un po' fatte per essere stiracchiate a piacimento. In questo caso li lasciamo fuori così possiamo continuare a vedere Cipro ai giochi. Si sta dunque per cominciare, come tu hai detto, una edizione che San Marino affronta con le difficoltà dell'eredità di un'edizione, ovviamente quella di 2 anni fa, giocata in casa, e quindi con tutti i vantaggi del caso, sia numericamente parlando, perché chi ospita può ovviamente schierare più atleti anche per un fatto semplicemente puramente logistico, al di là delle capacità. E poi perché è stata un'edizione da record di medaglie, quindi diceva giustamente qualche giorno fa il segretario Eros Bologna, proprio ieri quando è arrivato in Montenegro al microfono dei nostri inviati, non dobbiamo farci fuorviare da quello che è successo a San Marino 2017, diciamo sportivamente parlando, per fare un conto e sapere se sarà andata bene o male, ripartiamo dal 2015, dall'edizione dell'Islanda. In Islanda mancò un oro. E sa allora, che non arrivi questa volta. Esatto. Il conteggio delle medaglie, a noi piace farlo generale, però sappiamo che dal punto di vista olimpico contano prima di tutto, se non quasi esclusivamente, gli ori. Si comincia, Riccardo. Poštovani posjetioci, dame i gospodo, dragi gledaoci kraj malih ekrana. Dear guests, ladies and gentlemen, dear TV broadcast viewers. Za tačno 1 minut otpočeće ceremonija otvaranja igara malih. Per fortuna ci arriva in soccorso la traduzione inglese che almeno ci fa un po' capire che questo è il benvenuto
che viene dato ai presenti per introdurre la serata. Abbiamo una tribuna autorità, presumo coperta dal momento che vediamo gli ospiti schierati, mentre larghi vuoti ancora nella platea, nel parterre, quello riservato sia al pubblico che poi agli atleti che una volta sfilati andranno a, come succede in tutte le cerimonie di apertura, a riempire appunto i vuoti della piazza. Questo è un video di apertura dei giochi, il countdown per l'occasione. Eccolo qua, proprio parlavamo dei posti che abbiamo visto prima, poi ad occupare gli atleti. In prima fila il principe di Monaco, il principe Alberto di Monaco. Qua ancora già tutti schierati, capi di Stato e presidenti e segretari delle varie federazioni. La prima volta che il Montenegro ospita i giochi dei piccoli stati, è l'ultima arrivata all'interno della famiglia. Famiglia che continua ad allargarsi. Curiosamente, qui in Montenegro c'è anche una mini delegazione del Vaticano, presente nell'atletica leggera con qualche mezzo fondista che gareggerà fuori classifica, ma è un primo passo per capire se e a quale titolo anche il Vaticano possa rientrare, almeno a livello sportivo, diciamo, tra i piccoli stati. Che non si riunisca alla famiglia anche il Vaticano, anche se ospitarlo lì la vedo un po' più dura. In 122 sports disciplines, in a total of 11 arenas, who will do their best. Un po' di numeri riguardo a questa. A questa edizione ci sono oltre 1000 atleti in 122 discipline. 11 combattimenti, saranno 122 situazioni, insomma 122 incontri. E con lo slogan How big we are, quanto siamo grandi, della serie non servono grandi dimensioni per essere una grande nazione, questo il significato andando a stringere. Abbiamo intravisto la pallacanestro, che è un po' il marchio di fabbrica del Montenegro, la grande scuola dei Balcani. Diciamo che se si presentasse con la formazione titolare il Montenegro non ci sarebbe proprio partita. Beh, a San Marino c'era Boscia Tanjevic a fare il coach. C'era Boscia Tanjevic che poi in realtà stava, essendo il CT del Montenegro all'epoca, stava un po' nelle retrovie, osservava i giocatori, quelli sì, che potevano tornare utili per le competizioni più importanti. Tra l'altro non vinse neanche in quell'occasione Montenegro, che schierò chiaramente le riserve delle riserve per provare a vedere se si poteva trovare qualcuno da portare in prima squadra. Questo è il video che vi mostra le città che ospitano le gare, perché capitale Podgorica del Montenegro è solo una delle location dove appunto gli atleti che partecipano a questa edizione si scontreranno. La canzone di introduzione, Voglio tenere la tua mano. Avete visto dal corno i bimbi con i palloncini. You let me be your man and please say to me.
la dolcezza più che il ritmo in questa cerimonia d'apertura, questa canzone. E i bambini lasciano andare i palloncini in cielo sulla chiusura della canzone che ha aperto la cerimonia. I wanna hold your hand, voglio tenere la tua mano. E adesso abbiamo un altro video che introdurrà la sfilata degli atleti. Siamo ancora nel preambolo della serata, diciamo. Sì. Iskra je svjetlost porodila. Dedicata in questo caso al judo, per introdurre gli sport dei giochi dei piccoli stati, le varie discipline, sì. E tra l'altro si ricollega anche a San Marino, che avrebbe dovuto avere come portabandiera il proprio suo rappresentante del judo, Paolo Persoglia, che invece, notizie dell'ultima ora, ha la febbre e visto il tempo non proprio clemente, vista la pioggia, si è voluto risparmiare, anche perché domani deve... Esatto, subito sul tatami domani, sì. Quindi, onde evitare di peggiorare le sue condizioni, non parteciperà, non porterà lui la bandiera. Tocca a Lorenzo Benvenuti, della squadra di pallavolo, lui che quest'anno si è esibito a un certo livello nel campionato italiano. E allora in bocca al lupo a Paolo Persoglia, perché domani possa essere in perfetta forma a giocarsi le sue carte. E l'onore tocca a Lorenzo Benvenuti, lui che... assaggiato la Serie A quest'anno nel suo sport, la pallavolo. Con un certo coach dal nome Julio Velasco, non proprio l'ultimo arrivato nella pallavolo. Un'esperienza sportiva e direi anche un'esperienza di vita, quindi, per Lorenzo Benvenuti, che a pieno titolo porta la bandiera questa sera. Obasjava nebo iznad Budve, Mediterana i Evrope. While our good energy is lighting the sky above Budve, the Mediterranean and Europe. Poggialimo dobro. Molto spaziale questa cerimonia d'apertura, sin qui tanti. Tra terra e cielo, sì. The central figures of this year's games of the small states. Welcome the athletes of Andorra.
Perché si comincia con l'ingresso degli atleti. Gli atleti di Andorra. Rappresentanti di Andorra, di questo stato dell'Europa sud-occidentale. È un principato Andorra, dal 1278, tra l'altro retto da due coprincipi. Uno è il vescovo della diocesi catalana e l'altro è il presidente della Repubblica francese. Eccoli qua gli andorrani che salutano e sfilano sul palco. Allora, che è stata l'ultima del medagliere di San Marino, un oro, 6 argenti e 10 bronzi, sfila per prima. Delegazione non particolarmente numerosa, vediamo quella degli atleti andorrani. Ed ecco Cipro adesso. In rigoroso ordine alfabetico si farà eccezione giusto per il Montenegro, che sfilerà per ultimo in quanto paese ospitante. Eccoli qua di Cipro, abbiamo già detto della difficoltà nello stare sotto il milione di abitanti, un po' di problemi nei conti. Cipro è la terza isola per estensione del Mar Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna, è stato membro dell'Unione Europea, del Commonwealth addirittura dal 61. Delegazione come sempre la più numerosa. E infatti anche il medagliere di San Marino è importante, secondo posto con 30 ori, 35 argenti e 19 bronzi. Sorridenti gli atleti ciprioti. Ogni due anni si trovano a fare questa vera e propria Olimpiade dei piccoli stati, che nacque proprio qui a San Marino, la prima edizione, poi a rotazione ogni due anni. La prossima a ospitarla saranno gli andorrani nel 2021. E poi Malta nel 2023. Tra l'altro poi ne parleremo nel corso della serata, perché ci sono già un po' di novità riguardo alle due prossime edizioni. Adesso comunque stiamo su questa perché ancora tutto deve accadere. Eccolo qua, il selfie. Diciamo che quando sono nati i giochi dei piccoli stati, il selfie non c'era non c'erano molte cose che ci sono adesso, mi sa. Eccole qua, ognuno col suo telefonino, vedi? Non c'era neanche il Montenegro, almeno come è stato, diciamo, una cerimonia smart. Il Montenegro è una repubblica giovane. Adesso vedi il Cipro che non ne vogliono sapere di lasciare il palco. Hanno occupato il palco. Tra selfie e video sono abbastanza scatenati. E sono anche tanti. E sono anche tanti, quindi farli sloggiare non è proprio semplice. Adesso andranno a prendere posto. Certo, la pioggia magari ci priva di un po' di colori, anche delle anche perché stanno divise, rimettendo, no? Vedo che stanno rimettendo le mantelle e tirando su i cappucci, quindi viene da pensare che forse che il tempo non volga al bello. Stia ricominciando un po' a gocciolare. Eccole qua i ciprioti che lentamente salgono le scale verso quelle che saranno le loro sedie, mentre abbiamo già la bandiera islandese a preannunciare chi sarà il prossimo a entrare. Spostiamo qualche chilometro a nord, sempre isola si tratta. Qua, l'Islanda. Che con i suoi 332.000 abitanti, poco più, poco meno, è un'isola grande, ma è una dei paesi meno densamente popolati dell'Europa. Chissà per quale motivo. Clima, dice, non aiuta, eh? Eccoli qua però gli islandesi, anche loro delegazione come sempre numerosa, sono loro i ciprioti a fare normalmente la voce grossa, a farla anche nel medagliere, ma perché ovviamente al di là dei talenti e della preparazione degli atleti c'è proprio un bacino d'utenza diverso, cioè un bacino dal quale si pesca
diverso. E c'è stata una politica anche importante per quanto riguarda lo sviluppo dello sport in Islanda, che infatti ha toccato vette inimmaginabili fino a poco tempo fa. Basta ricordare, nel calcio, nella pallacanestro, sono arrivati a partecipare ai mondiali e agli europei. E tutto questo grazie a una grande operazione volta a portare via i giovani dall'alcolismo, che spesso affligge poi queste terre in cui d'inverno veramente non si vede luce, quindi ti prende un po' male, diciamo. Sono stati fatti tanti campi indoor, per esempio nel calcio, nella pallacanestro non c'era bisogno. Perché... Sì, perché giustamente non sempre, non solo è freddissimo, ma è anche sempre notte d'inverno. E quindi... quindi in quei posti là era molto molto difficile nei mesi invernali giocare all'aperto, gli sport all'aperto, quindi è stato fatto un lavoro importante per avvicinare il più possibile i giovani allo sport. Un progetto di lunga data che ha portato grandi risultati e che forse tra Italia e San Marino dovremmo un po' copiare. Poi ci va di mezzo anche una politica delle naturalizzazioni che ovviamente finisce con l'aiutare dal punto di vista sportivo una, come dire, un'espansione, comunque ad avere qualcuno che possa diventare capofila di una disciplina piuttosto che di un'altra. Comunque queste sono scelte politiche. San Marino ha sempre difeso la sua assoluta refrattarietà alle naturalizzazioni, per cui le medaglie di San Marino sono medaglie autentiche, ecco, non sono medaglie di cartone poi colorate. Sì, diciamo che ci sono certi paesi che ne fanno ampio uso, magari l'Islanda non è tra quelli che abusa principalmente dei naturalizzati, però in altri, per esempio ricordo quando eravamo qua a fare i giochi dei piccoli stati, la nazionale del Lussemburgo di pallacanestro era una bella fetta d'America. Sì. E abbiamo detto Monegaschi anche Cipro seconda nel medagliere, l'Islanda terza nel medagliere di San Marino 2017 con 27 ori, 14 argenti e 19 bronzi. E mentre gli islandesi vanno a posto, arriva il Liechtenstein, delegazione anche questa poco numerosa. È un principato il Liechtenstein, che tra l'altro curiosamente non confina con la Germania, però la lingua ufficiale è il tedesco. E da un lato all'altro del medagliere, Liechtenstein penultimo a San Marino 2017, 4 ori, 5 argenti e 9 bronzi, tanto per dare un'idea di quello che ci si può aspettare anche in questi giochi dei piccoli stati. Sventolio di bandierine da parte del Liechtenstein, degli atleti del Liechtenstein. Mentre vengono annunciati i rappresentanti della delegazione lussemburghese. E con il Granducato del Lussemburgo entriamo anche, diciamo, nel cuore dell'Europa, perché è stato membro fondatore dell'Unione Europea. E la sua capitale, tra l'altro, è sede di numerose istituzioni, agenzie europee e poi, insomma, è un, come dire, un polo finanziario di primaria importanza. Ho letto da qualche parte, perché altrimenti non l'avrei saputo, che curiosamente è l'ultimo granducato rimasto al mondo. Siamo la più antica repubblica e l'ultimo granducato, dai, facciamo gli estremi. Eccoli gli atleti del Lussemburgo che salutano anche loro ospiti per la prima volta in Montenegro in questa edizione, che già è storica per appunto essere la prima ospitata. Qui si parla dalla Repubblica Balcanica, della squadra più importante ai giochi di San Marino 2017, dove ha dominato il medagliere: 38 gli ori, 36 gli argenti, 24 i bronzi, insomma un bottino decisamente importante. Ecco, il Lussemburgo c'ha un altro discorso legato al professionismo, che è un discorso poi tutto particolare, tutto suo, ma gli atleti, diciamo gran parte degli atleti lussemburghesi sono professionisti, cioè fanno gli atleti per mestiere. E anche perché è uno stato che comunque ha dato anche Natale a sportivi importanti, certo, soprattutto nel ciclismo. È uno stato che supporta gli atleti professionisti, anche perché, insomma, essendo
come abbiamo detto prima, un polo economico-finanziario, è uno Stato che ha comunque possibilità di supportare questo tipo di politica. E quindi fa bene a farlo, perché mi sento di dire che chi riesce a fare sport per mestiere corona un piccolo obiettivo, che è quello di tutti quelli che cominciano, no? Perché la passione poi non è che venga meno se lo si fa per mestiere, però lo si fa in maniera, appunto, come dice la parola stessa, professionale, cioè esatto. Si fa quello, si pensa a quello. Anche la delegazione lussemburghese sta per prendere posto. Si sfila in ordine alfabetico, quindi San Marino, la delegazione sammarinese sfilerà per penultima, perché ultima è la delegazione ospitante, quindi San Marino ultima, diciamo, in ordine alfabetico, ma poi c'è il Montenegro. Vedete come si va a riempire anche di colori la platea a chiudere questa piazza, perché non è stata montata la scenografia in uno stadio, come avviene sovente in queste manifestazioni, ma all'interno di una piazza della città vecchia. E poi ricordavamo prima, oltre 1000 atleti, quindi quando vai poi a disporli sugli spalti, chiaramente il colpo d'occhio cambia decisamente. Ecco qua come si sta animando. Eccoli i maltesi. A Malta i giochi torneranno nel 2023. Malta è membro dell'Unione Europea, un arcipelago del Mediterraneo, un paese ricco di storia. Ci sono ben 3 siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Che qui delegazione abbastanza contenuta rispetto ai mostri che sono arrivati prima. Non a caso Malta apriva il contropodio dell'ultima edizione. Terzultimo posto, settimo posto, che è più bello da dire. 4 ori, 9 argenti e 16 bronzi. Sfilate sono molto lente, perché abbiamo visto ognuno si gode il suo selfie dal centro del palco, esatto, per cui i tempi si dilatano. Non difluiscono molto bene. Qualche segnale positivo, si vedono un po' meno mantelle, sì, in giro per gli spalti. Forse oggi ci raccontavano, insomma, di un pomeriggio difficile dal punto di vista climatico. Poi da domani i nostri inviati Elia Gorini e Lorenzo Giardi ci racconteranno tutto, ma proprio tutto quello che succede in Montenegro. Tocca a Monaco. Monaco, della quale appena ieri abbiamo visto strade invase dai boli della Formula 1, con il Gran Premio di Monte Carlo, che è ormai un classico del calendario appunto della Formula 1. Monte Carlo è la località più conosciuta e prestigiosa del Principato di Monaco.
bel Gran Premio con vittoria di Lewis Hamilton, che ha avuto anche una bella dedica per Niki Lauda, recentemente scomparso. Se non ci fosse stato lui, probabilmente sarei rimasto. A quello ti riferisci, vero? Sì. Quello che ha detto Andy. È stato anche un po' di Ferrari, anche un po' di rosso Ferrari, questo sbiadito inizio di stagione. Torniamo però in Montenegro, in quello che sta succedendo qui a Budva. Monaco quinto nell'ultimo medagliere, 8 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Siamo a metà strada. E ci prepariamo perché al prossimo giro arriva qualcuno di nostra conoscenza. Tutti pronti a casa? Perché la prossima delegazione sarà quella della Repubblica di San Marino. Come hai detto prima, con Lorenzo Benvenuti in testa a portare la bandiera. E 56 compagni dietro di lui. Oltre chiaramente ai vari accompagnatori, coach, preparatori e quant'altro. È sempre un momento emozionante, sono momenti emozionanti quelli che anticipano la sfilata degli atleti di casa. E devo dire, non è la prima volta che mi capita, ma è sempre molto bello, molto particolare poter assistere a questi momenti. C'è un senso di comunità che magari nelle piccole beghe quotidiane si perde e che lo sport fa recuperare, e in questi momenti c'è quasi una sacralità e quasi una liturgia laica, quella che un pochino ci unisce. Sempre bello da vedere e una grandissima esperienza da vivere. Io sì, ho avuto questa fortuna a Pyeongchang per i mondiali di Special Olympics nell'ormai lontano 2013, un'esperienza bellissima. Quando ti si apre quando arriva il tuo turno, entri nel corridoio e ti vedi ed tutto. Ed eccolo il turno, eccolo il turno. Te. San Marino, eccoli che entrano. Eccoli qua, i nostri. Eccoli, ragazzi della pallavolo. Sfilano dietro al loro portabandiera. Con Federico Valentini, il capo delegazione. La delegazione a Minsk. Sì, Federico è capo delegazione a Minsk. Si fa un bel giro d'Europa, il buon Valentini. Sì. Marino presente nell'atletica, nel nuoto, poi abbiamo detto nel judo, ricordavamo di Paolo Persoglia che doveva essere in testa a tutti, però è stato trattenuto a riposo dalla febbre, un po' di selfie anche per noi. Tiro a segno e tiro a volo, poi i ragazzi della pallavolo che abbiamo visto in apertura. E il tennis. E il tennis tavolo. Abbiamo visto Alfio Pasolini, immancabile colonna del nuoto sammarinese. L'esultanza della telecamera. Claudio Stefanelli. Lui non è una colonna del tennis tavolo, lui è il tennis tavolo, direi. Poi i ragazzi del tiro a volo che stanno sfilando qui davanti. San Marino. Poželimo dobrodošli su sportistima San Marino. Stefano Galvani che non finisce mai, continua a dare una mano nel tennis in compagnia di Marco De Rossi. Ed
Ed eccoli qua. La delegazione di casa, il Montenegro. Last but not least, tutti in piedi adesso per la delegazione di casa del Montenegro. I classici colori rosso-neri. Montenegro 13 ori, 6 argenti, 12 bronzi, quarto posto a San Marino 2017. Abbiamo ricordati tutti, ricordiamo come detto in apertura, San Marino 6 ori, 10 argenti, 14 bronzi, sesto posto, un bottino sicuramente irripetibile in questa spedizione per ovvi motivi, ma siamo certi che i nostri atleti ci regaleranno grandi soddisfazioni anche qui tra Budva e Podgorica. La capitale Podgorica ai tempi della Jugoslavia era Titograd, alla lettera città di Tito. Poi insomma non abbiamo molto tempo, diciamo in buona sostanza sono successe delle cose e poi attraverso anche il passaggio alla Repubblica di Serbia-Montenegro poi è arrivata la proclamazione dell'indipendenza, lo Stato indipendente, come abbiamo detto prima, dal 2017 è membro NATO, è il 29esimo Stato membro della NATO. Questa è la Repubblica del Montenegro, questi sono i suoi atleti e queste le sue strutture, perché è una specie di anfiteatro costruito per l'occasione sulla piazza. Tanti sorrisi. We welcome the athletes of Montenegro. Poželimo došlicu sportistima Crne Gore. Veramente uno sguardo particolare alla delegazione di casa in questa cerimonia d'apertura, come normale e giusto che sia. E bandiera a favore di telecamera in questo momento. Comunque, da una rapida occhiata ai social, per dire come cambiano anche le cerimonie al tempo dei social, già ci sono commenti da parte di molti sammarinesi. Chiaro che adesso è tutto molto più interattivo, tutto molto più immediato. Da un lato si perde un po' di magia, dall'altra però si è un po' tutti parte del gioco, no? Quindi le camere che indugiano spesso sul principe di Monaco, in quanto rappresentante politico sicuramente più famoso tra quelli presenti. Ecco il drone che va a chiudere sullo stemma della Repubblica del Montenegro, mentre le nostre ragazze stanno prendendo posto ancora. Ed ecco qua che anche gli ultimi montenegrini vanno a prendere posto.
Eh sì, procederà proprio con l'inno adesso del Montenegro. Sfilate le squadre. Passata la parte, diciamo, sportiva, si passa a quella più istituzionale e di intrattenimento della serata. E allora andiamo a vedere. Altro, siamo tutti in attesa di Bojana Popovic, che è un po' la stella di questa sera, la stella e la fiamma, perché sarà lei a portare fiamma dei giochi, la leonessa d'oro montenegrina, così viene chiamata, una giocatrice di pallamano, una delle più importanti, 6 titoli vinti, 6 Champions League portate a casa, 12 campionati nazionali in 3 paesi, argento poi, sì, olimpico Londra 2012, insomma un esponente di spicco di un paese che è davvero, sì, davvero una stella in Montenegro, Bojana Popovic. Poštovani posjetioci, dame i gospodo, dragi gledaoci kraj malih ekrana. Dear guests, ladies and gentlemen, dear television broadcast viewers, dobrodošli u Crnu Goru na 18. izdanje Igara malih zemalja Evrope. La panoramica di questo paese. Montenegro to the 8th edition of the Games of the Small States of Europe. Pod moto, koliko smo veliki. Izuzetna mi je čast da vam predstavim domaćine ovogodišnjih igara. It is my great honor to present to you the hosts of this year's Games. Ladies and gentlemen, let us greet the president of Montenegrin Olympic Committee, Mr. Dušan Simonović. Hai sentito Dušan Simonović, il presidente del Comitato Olimpico della Repubblica del Montenegro, introdotto dagli speaker. Mr. Duško Marković. Sono tutti. The president of the European Olympic Committee. Okay, il presidente dei comitati olimpici europei. And His Excellency the President of Montenegro, Mr. Milo Djukanovic. Il presidente del Montenegro. Poštovane dame i gospodo, sono le altissime autorità presenti. Predsjednik Olimpijskog komiteta gospodina Dušana Simonovića. Predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Duška Markovića, ali i naše specijalne goste. Gospodina Janeza Kocijančića, predsjednika Evropskog olimpijskog komiteta i predsjednika Crne Gore, gospodina Mila Đukanovića. Molim vas još jednom veliki aplauz. Honored guests, ladies and gentlemen, and television broadcast viewers. Poštovani posjetioci, dame, gospodo, dragi gledalci kraj malih ekrana, intanto sono entrata la bandiera del Montenegro e quindi siamo al momento dell'inno, Riccardo. Presentazioni solenni, ora inno nazionale del Montenegro. Tutti in piedi.
Applausi all'inno e alla bandiera del Montenegro. Molte autorità anche lo cantavano, mano sul cuore. Istrgni se iskro božanstvena iz naručja mračne vladalice. Podigni se na svijetla krila. Raspali se plamom besmrtnosti. Tra i costumi tipici gli scenari montenegrini, sullo sfondo anche qualche monastero. E comincia anche una canzone che si intitola Still Does Not Like September Down. Naših igara od veličanstvene planine Lovće obišao je najljepši dio Crne Gore u rukama djece. La fiamma ha girato per il Montenegro nelle mani, come vediamo, dei bambini. Porta allegria, ottimismo, spirito sportivo, difende e diffonde l'idea dell'olimpismo e del fair play. Sports spirit and broaden the idea of Olympism and fair play. Siamo arrivati al momento dell'ingresso della fiamma olimpica. Ancora qualche immagine sullo sfondo delle coste, delle montagne del Montenegro. Bambino che giocava a basket, il basket 3x3 che sarà una delle novità ad Andorra 2021, quando torneranno anche ciclismo e ginnastica, e anche a Malta 2023 ci saranno dei ritorni e delle novità. Si rivedranno lo squash e la vela e ci sarà il rugby a 7, la novità, il rugby a 7 sport entrato anche nel giro delle Olimpiadi. Oltre che nel tuo cuore. Oltre che nel mio cuore, eh. Se torno ad allenarmi, magari mi vedete anche me, chissà. Dopo la minaccia di Riccardo Marchetti che lascia intravedere una possibilità di essere al via. Abbiamo ancora 4 anni comunque. Sì, nel 2023 sarei a fine carriera, anche se avessi ancora una carriera. Tanto molto bello questo video. E ripercorre un po' il viaggio attraverso città, luoghi simbolo, natura,
storia attraverso un po' tutta la Repubblica del Montenegro, la fiamma olimpica che appunto simboleggia l'ottimismo, lo spirito sportivo, la voglia di gareggiare, ma anche il fair play. Olimpijski plamen naših igara upalit će Bojana Popović, crnogorska zlatna lavica. The Olympic flame of our games will be lit by Bojana Popović. Annunciata Bojana Popović, la giocatrice di pallamano, vero e proprio monumento nazionale, hai ricordato i suoi innumerevoli trionfi, Riccardo. Accenderà lei il braciere olimpico, molto simbolico, che dà definitivamente il via alla manifestazione. Ma si sta introducendo al pubblico in questo momento lo speaker. Emozionata, la Popovic, una che ha vinto tutto, ma in questi momenti qua sei sempre un bambino. E portare la fiamma olimpica, che siano olimpiadi, quelle canoniche, sia che siano giochi di piccoli stati, comunque sempre grande soddisfazione e grande motivo d'orgoglio. Il saluto di Bojana Popović. Olimpijska vatra je upaljena. The Olympic flame is lit. Iskre antičkih igara šire se Crnom Gorom i plamenim plesom otkrivaju skrivenu ljepotu. And the sparks of ancient games are falling all over Montenegro. And the dancing flames reveal il fuoco olimpico si diffonde su tutto il Montenegro. E questa è una danza definita fiammeggiante, dove i nastri si presume che stiano lì a simboleggiare le fiamme, a simboleggiare le fiamme, eccolo qua. Danti svjetlost krune pokazuje. E dal video arrivano le bellezze nascoste di questa repubblica. Antički ostaci nedaleko od Podgorice povezuju nas sa Olimpom i nadahnjuju. The ancient remains, not far from Podgorica, connect us with the Olympus and inspire us. Quali sono i costumi tipici del Montenegro? Pomisle na svoju sportsku dužnost i neka nam je blagosloven ovaj čas. Let our contestants and judges remember the sporting duty and may this be a blessed time. Si legge quella che è una vera e propria preghiera. Creatore onnipotente, all'uomo della scintilla, la tua mente si riflette nella luce, alla volta uno dei tuoi palazzi, quello che stiamo vedendo nelle nostre coste, il giorno della luce della corona, mostra. Lo richiama anche all'origine della stessa città di Budva, della stessa, sì. Città sul mare, che secondo la tradizione sarebbe stata fondata dal re Cadmo, un personaggio della mitologia greca che, secondo appunto la leggenda, avrebbe fondato Tebe, una delle città più importanti della Grecia antica. Fratello, si dice di Europa, che era stata rapita da Zeus, che nella mitologia greca era un rinomato Don Giovanni, un buona pace della cara mogliettina Era. The ancient coastal city of Budva, in which we are. Su questa, l'immagine di questa bambina che introduce appunto la. C'era una volta la storia che abbiamo la città di Budva sulla riva del mare. Osnovao je antički kralj Kadmo. The same one who is remembered in history as the founder of the legendary Hellenic Thebes. Isti onaj koga istorija pamti za osnivača legendarne helenske Tebe. Secondo appunto questo mito, Cadmo avrebbe
fondato la città di Budva, tra le altre, proprio mentre cercava la sorella Europa, che purtroppo però non riuscì a trovare, però nel frattempo almeno ha fondato Budva, insomma qualcosa è riuscito a fare in questo suo viaggio. Non ha fatto proprio, come si dice, un viaggio a vuoto, Questo è Zeus, però. Vediamolo. Il re Cadmo cercò la sua sorella attraverso il Mediterraneo. La sorella nel frattempo si era imbattuta in Zeus, che, come tu ci hai ricordato, non era soltanto il dio supremo dei tuoni. Esatto. Ma aveva anche altre caratteristiche, altri passatempi. Tra l'altro Cadmo non trovò mai la sorella. Percorre, diciamo, in questa cerimonia un po' la storia della città di Budva e della regione che poi oggi va a comporre lo stato del Montenegro, dalle antichissime, diciamo, origini di cultura greca. Ricordiamo fondatore comunque sia di una città, della città di Budva, ma anche di una città della Grecia, e via via risalendo lungo la storia, lungo i secoli che ci saranno presentati nel corso di questa serata, di questa manifestazione. Da giudicare dalla loro in testa degli attori, siamo ancora alla parte greca. La ricerca, appunto, della sorella di Cadmo, Europa. Antichi kralj Cadmo. Jašući bika, dugo iskreno je svoju sestru Europu tražio širom Mediterana. Ancient King Cadmo rode on a bull while looking for his sister Europe all throughout the Mediterranean. Tako je istigao na naše tlo i tu osnovao grad Budva. La presentazione in questo caso delle onde del mare del Mediterraneo, lungo le quali il povero Cadmo va in cerca della sorellina. Corna stanno a simboleggiare il toro. Sì, il toro. La leggenda vuole che infatti il re Cadmo percorse cavalcando un toro, vero? La ricerca. Mi pare che addirittura Zeus nel rapire Europa si fosse trasformato in un toro, perché Zeus aveva questa capacità e tendenza di trasformarsi di tanto in tanto anche. Antičkom mitu, Cadmo, iako nije pronašao svoju sestru Europu, našao je utjehu. According to the ancient myth, although Cadmo did not find his sister Europe, he found consolation. Iako je izgubljena, Europa je našla svoje mjesto među zvijezdama u sazvježdju. Although lost, Europe found its place among the stars in the constellation. Naš kontinent nosi njeno ime, ogledajući se u nebu iznad Mediterana. This continent that reflects in the sky above the Mediterranean bears its name.
Pradavna vremena, još u vreme otkrića Amerike. E adesso si passa alla seconda parte della storia del Montenegro, quella invece della dominazione ottomana. This was the first book in Serbia among the South Slavs. The first book was printed in 1494. C'è un saltino di qualche secolo tra l'antica Grecia e l'impero ottomano. Octoih prvovlasnik. Štampana je 1494. Fa riferimento agli anni della scoperta dell'America. Cioè, tra l'altro, poi il Montenegro non fu mai realmente interamente conquistato dai turchi, che avevano il predominio della penisola balcanica, ma il Montenegro fece un po' come il piccolo villaggio di Asterix, no? In un'altra parte del mondo riuscì a resistere. E l'attacco dell'esercito turco è datato 1852, per cui abbiamo fatto, rispetto ai tempi di Zeus, un bel saltino in avanti. Esatto, qui si... di alcuni secoli. Intanto si parla invece del primo libro cirillico tra gli slavi del sud, Octoi Provoglasnik. Qui allora rispetto ai turchi siamo 400 anni indietro, eh? 1494. Appunto. Siamo... questo succedeva grosso modo intanto che Colombo scopriva l'America, per dare una... un paio d'anni dopo una collocazione spazio-temporale, insomma. L'uso del libro, dicono gli speaker in questa presentazione, fu un fattore importante per un ulteriore sviluppo, portò alla dinastia montenegrina dei Crnojevici, che ha incluso il suo paese nelle comunità dei paesi più illuminati della loro Europa. Ottoman Empire had long ruled this part of Europe. A lungo annunciato arriva l'impero ottomano adesso nella nostra serata. Ti diamo un po' di edifici dal richiamo orientale. In questo momento la nostra narratrice bambina va a raccontare quello che dicevi tu prima, ovvero quella resistenza del Montenegro all'invasione turca, che ci riporta appunto all'attacco del 1852, la quale si narra che a un certo punto i montenegrini finirono le munizioni e il principe Danilo Petrovic decretò che tutte le lettere della tipografia fossero trasferite e fatte dai proiettili, rese proiettili, diciamo, per andare a rimpolpare un po' l'arsenale del Montenegro. Thank you.
E dunque il piccolo Montenegro resiste all'attacco del grande impero ottomano. Quindi dai proiettili ritorna alle lettere per la stampa. Quindi finita la guerra, si ritorna alla pace e alla cultura e allo sviluppo della stampa per diffondere nel suo piccolo paese conoscenza e illuminazione che deriva appunto dall'avere una cultura. E questo è un messaggio che ovviamente poi trascende i secoli, perché la cultura è sempre non garanzia della libertà, però perlomeno garanzia di una ricerca, perlomeno garanzia di una ricerca della libertà, poi è anche più facile averla. Having preserved the freedom, Prince Danilo kept his word and he renewed the printing house, which continued its mission of spreading knowledge and enlightenment after the Turkish attacks ended. Po završetku turskog napada, knjaz Danilo je održao svoju riječ i sačuvavši slobodu, obnovio štampariju, koja je nastavila svoju misiju širenja znanja i prosvetiteljstva. This is yet another outstanding example that fits the motto of this year's games, how big we are. Ci ricorda lo speaker, questo è un altro esempio che si adatta al motto dei giochi, quanto siamo grandi, how big we are. Even throughout its history, Montenegro stood as an example of ethnic harmony, aiming to show how big of a nation we can be. Ci ricorda anche lo speaker come il Montenegro durante la sua storia è stato un esempio di armonia etnica per fine dimostrare quanto può essere grande una nazione che rispetta le varie personalità, le varie etnie che stanno al loro interno. Tema molto caldo, tra l'altro, nella zona balcanica, che con la Jugoslavia, che è stato da sempre diciamo una Macedonia di etnie. D'altronde, proprio alla fine di questa guerra con i turchi, il Montenegro riuscì a vincere e il re non prese le armi agli ufficiali turchi, ma proprio a testimonianza di quanto fosse illuminato garantì loro un percorso sicuro verso casa, per cui insomma si dimostrò clemente con l'invasore. Crnogorski knjaz Nikola je pokazao koliko je veliki time što je poraženim Turcima ponudio da ostanu u našoj zemlji sa svim pravima koje imaju domaći građani. A ako to ne žele, zagarantovao im je bezbjedno povlačenje i siguran put do Turske sa svojim oružjem i zastavom. Raja dveri, raju tvome. E questa canzone si intitola proprio Quanto siamo grandi. They say that
parte la ola tra il pubblico e gli sportivi. Questa canzone che fa da collante tra vari momenti della storia del Montenegro. Siamo arrivati adesso, dopo aver rivissuto le origini mitologiche con Kadmo, siamo passati agli attacchi sventati dai montenegrini da parte dei turchi, in un filo conduttore che riguarda, mette insieme l'eroismo in battaglia, l'eroismo nella difesa della patria montenegrina, con quello che è, diciamo, un percorso di alfabetizzazione del popolo, insomma l'importanza di difendere le proprie origini sia con la spada ma anche e soprattutto con la cultura, con la conoscenza, con l'illuminazione. Si è parlato sin qui di sovrani illuminati, si parlerà anche di intellettuali montenegrini. Ima još nešto, Marko Miljanov, narodni junak i književnik. Adesso si parla di Marko Miljanov, che è un eroe nazionale, scrittore, una figura storica. Eccolo qua, il duca e governatore di Podgorica. Izuzetna istorijska figura, vojvoda i guverner Podgorice. Ali što je danas najvažnije, narodni književnik. Most importantly, our national author, which makes him unique in addition to all of his famous heroic contributions. Oggi un simbolo di Podgorica, che tra l'altro è la capitale del Montenegro, è proprio la scultura di Marko Miljanov di fronte alla biblioteca della città, dove il duca Marco tiene una spada eroica in mano mentre mostra la sua mano con il libro, simbolo di alfabetizzazione e conoscenza. Quindi insomma, eroismo e alfabetizzazione. Bello comunque, diciamo, associare l'eroismo, che di solito viene così più facile abbinare a una spada o comunque a un evento bellico, invece a un libro, cioè all'alfabetizzazione. Quindi l'eroismo sta proprio nell'avere acculturato il suo popolo. Eccolo qua, il duca e governatore di Podgorica. Che è poi quello che si cerca di fare un po' oggi con tutti i siti antibufale sul web per contrastare le fake news, fondamentalmente. Sì. Non fatevi traviare, formatevi una vostra conoscenza, cercate di non farvi abbindolare, studiate e ragionate. Posebna, najposebnija.
Vojkovačka bitka. Si va a introdurre una di quelle che sono state le battaglie più importanti combattute, combattute in Montenegro, la battaglia di Mojkovac nel 1916, quindi si parla chiaramente della prima guerra mondiale. 6.500 soldati del regno di Montenegro contro 20.000 dell'esercito austro-ungarico. Ebbene, i montenegrini riuscirono a fermare l'avanzata austro-ungarica a costo chiaramente di un grande sacrificio a livello umano. Fu grande battaglia nelle foreste, nelle alture, nei prati intorno a Mojkovac. Un po' le Termopili montenegrine venivano chiamate in riferimento chiaramente al grande re spartano Leonida nelle battaglie contro l'esercito persiano, contro l'impero persiano. E tutto ciò paradossalmente non basta, perché la fine della guerra mondiale porta al collasso del Montenegro come stato. Perché erano anni particolarmente turbolenti in cui la cartina geografica dell'Europa tendeva un po' a essere sconvolta ogni 3x2. Tra l'altro qui si intrecciano anche la storia montenegrina con la storia italiana. Sì. Attraverso Elena di Savoia. Regina italiana e principessa del Montenegro. Sesta figlia del re montenegrino Nicola e della regina Milena. Altra donna ricordata per essere molto vicina al popolo, sì. Molto nota per il suo impegno umanitario. Savoia, tra l'altro, poi un odore di santità, perché il Papa nel non lontano 2001 l'ha beatificata, cioè è ancora in fase di canonizzazione, però insomma è stata beatificata. Koja krije tajnu najvećih granica solidarnosti i rodoljublja. Naziva se i pojmom crnogorskih Termopila. This battle in the forest, it is also known as the Montenegrin Thermopylae. Crnogorska vojska svoju istorijsku dužnost časno je ispunila. Immagini di guerra, appunto, che si riferiscono al primo conflitto mondiale. Sì, la prima guerra mondiale. Come abbiamo detto, il Montenegro ha sempre stoicamente resistito, ma al termine della prima guerra mondiale poi sparirà di fatto dalla cartina geografica dell'Europa e del mondo. Prima guerra mondiale, il cui casus belli, diciamo, si sviluppò non lontano, tra l'altro, sì, è vero. Dal Montenegro. Poco più su. Un po' leggermente più in su. Poco più su. Erano terre comunque contese fra due imperi, l'impero austro-ungarico da una parte e l'impero ottomano dall'altra, due imperi che come il Montenegro troveranno la loro fine con la prima guerra mondiale. E comunque terre sempre in fase di ebollizione, insomma. Sì, un po' i Balcani sono sempre stati un po' considerati la polveriera d'Europa, anche per gran mescolamento di etnie dovute alle più disparate conquiste e occupazioni da parte
degli imperi vicini, da un lato appunto gli austriaci, dall'altro lato i turchi. Canzone Oi Dievoico Prigliateli, mi perdonino i madrelingua per la mia pessima pronuncia delle lingue balcaniche. Qui stiamo andando verso la seconda guerra mondiale. Sì, pian piano ci avviciniamo ai giorni nostri. Abbiamo avuto un'accelerata di una quindicina di secoli tra Zeus e l'arrivo dei turchi. Adesso si va un pochino più piano, lentamente. Princesa, eccola qui la nostra principessa. Intesa non tanto come la bambina che ce l'annuncia, ma come appunto Elena Savoyska, così viene definita dallo speaker. Comunque, molto più prosaicamente, diciamo Elena di Savoia. Esatto. Che vediamo qui, donna del popolo. Qui ci sono la regina, sempre molto vicina al suo popolo, popolo che l'ha amata, l'ha, si potrebbe dire quasi adorata, tant'è che poi il percorso è quello più o meno, si è avviata a un processo di santità, perlomeno di canonizzazione per il momento, ecco. Cosa che invece non è toccata al suo defunto marito e, no, e ai suoi eredi, anzi. Biscupi su Kraljicu Jelenu predložili za beatifikaciju. Hanno dovuto prendere armi e bagagli e traslocare fuori dall'Italia per qualche decennio. Njeno ime je u fazi canonizacije. Today her name is in the process of canonization. Tako što je u 2001. godini dobila kanonsku titulu Božije slunje. And she received the canonical title of a God servant. Al momento della canonizzazione,
la principessa Croce Rossina, come vedete dalla croce che porta sul petto. Probabilmente si simboleggia appunto la sua vicinanza col popolo, la sua distribuzione. E qui dalle immagini direi che ci stiamo avviando verso la seconda guerra mondiale. Ci sono, diciamo, lugubri vessilli che ce lo anticipano e ce lo annunciano. Arriviamo alla seconda guerra mondiale, nella quale il Montenegro si conferma un paese abbastanza caldo per quanto riguarda i conflitti con gli occupatori stranieri. E si aggrappa un altro eroe nazionale, Ljubo Kupić. Combattente contro il fascismo, viene descritto, ha vinto i suoi assassini con un sorriso, quindi presumibilmente non ha fatto una bella fine, mi sa. Assolutamente no, fu torturato e infine fucilato nel 42. Fatto il giro del mondo, una foto che probabilmente vedremo, lui viene fotografato così sorridente qualche attimo prima dell'esecuzione, proprio sprezzante nei confronti del boia, del boia. Sorridente in faccia al boia. Una foto che adesso appena vedrete, credo la vedremo, insomma ricorderete tutti, perché è una foto. Si parla del maggio del 1942. Sì, erano anni in cui era facile fare quella fine lì, ma il difficile era sorridere, insomma. Eccolo qui, l'attore che personifica Ljubo Kupić. Ecco l'esecuzione. Dal movimento di spalle si intuiscono i proiettili. Tutta la storia del Montenegro in questa cerimonia di apertura, con ovviamente finestre dedicate ai momenti attorno alla quale proprio, ai quali è proprio la storia del paese girata. A jel znate kakav je to osmih bio? Osmih na junaku. Eccola qua la foto, presumibilmente. Sì, ecco, questa è la foto famosa. Lo vedete in manette sorridere poco prima di essere crivellato di colpi, morte. Questo è diventato poi anche una missione filatelica. Fotografia napravljena neposredno prije izvršenja strijeljanja. Momento della fucilazione. Poznata je širom svijeta. Is famous around the world. I pokazuje koliko osmijeho. Gli atleti sono molto tutti molto attenti, eh? Questi sono gli islandesi, per esempio, che non hanno una storia simile. Però sarà la prima volta che si va qui in Montenegro, ma tutte le delegazioni sono molto attente a quella che è la storia. Anche perché la storia del Montenegro non è proprio così raccontata sì, in maniera così frequente, quindi sicuramente una lezione importante per tutti. Allora, adesso
la guerra è finita, però c'è un altro evento che devasta il Montenegro, no? Come spesso accade nei Balcani, non c'è mai troppa pace, in questo caso è la natura che si scaglia contro il Montenegro. Stavo per dire ai giorni nostri, in realtà ai giorni miei, ai giorni tuoi fortunatamente no. Ma io sono arrivato più o meno 9 anni dopo. Insomma, io c'ero già, insomma era l'aprile del 79, quando Radio Titograd, ricordiamo che la capitale era allora Podgorica, eccolo qua, si chiamava Titogrado, e questo è il devastante terremoto scala Mercalli di intensità 9 lungo 100 km di costa che costò la vita a 101 persone, una serie di città devastate, sì, quasi rase al suolo, Ulcini, Bara, Petrovac, Budva, Titav, Kotor, Rizan. Insomma, 250 tra città e paesi sono stati distrutti, gran parte delle strutture è stata distrutta, 53 ospedali, addirittura 240 scuole. Senza contare poi monumenti culturali e storici, quindi diciamo che una fetta del Montenegro storico e del momento viene spazzata via da questo tremendo terremoto. Costringendo quindi il paese a rinnovarsi totalmente e a ripartire dalle sue macerie. 10 anni dura questo percorso, questo processo di ricostruzione praticamente, nel quale il Montenegro riceve comunque una mano dal resto del mondo. Montenegro che all'epoca poi non era ancora indipendente, ovviamente si parla degli anni, fine anni 70, quindi pieno periodo della Jugoslavia. Obnova nakon zemljotresa trajala je 10 godina i uspješno je završena zahvaljujući solidarnosti koja je stizala iz svih krajeva svijeta. Također, tra l'altro, quei 10 anni di ricostruzione, i dipendenti della Federazione Jugoslava contribuirono a loro volta alla ricostruzione con parte del loro salario in favore appunto delle vittime del terremoto. Quindi a questo si aggiunse la mobilitazione di altri paesi, insomma la solidarietà arrivò da gran parte, un po' da tutto il mondo, insomma. Nonostante questo, 10 anni per ricostruire questo grande paese, alla quale adesso My Heart, terra mia, per dirla, ma non è quella di Pino Daniele, no. Le sonorità sembrano differenti. Si chiama My Heart e quindi terra mia. E qui si passa all'indipendenza del maggio del 2006, nel frattempo. 21 maggio 2006, sì, questo è il referendum sull'indipendenza. Muore, nel frattempo era morto Tito, la Jugoslavia si era dissolta secondo le tragiche modalità che tutti conosciamo, purtroppo. E si arriva al 21 maggio 2006, il referendum per diventare uno Stato indipendente con piena personalità giuridica, per staccarsi dalla Serbia, che ormai aveva visto abbandonare la nave praticamente tutti i vicini. Arriva il momento anche dell'indipendenza del Montenegro. Ma questo volo del Falco è probabilmente il Falco che è poi rappresentato in Montenegro, si chiama Falco Grigio, Grey Falcon, questa canzone che simboleggia il ritorno alla tradizione millenaria della statualità dell'indipendenza montenegrina. Bello gli atleti che cantano, le canzoni popolari che hanno fatto un po' la storia di questo paese, che non ha avuto vicende semplici, non ha vissuto nella ricchezza, nell'agiatezza, però è sempre stato un paese molto vivo,
paese di grandi artisti, di grandi talenti, di grandi cervelli e anche di grandi passioni, di grandi conflitti, insomma. Di... È un po' la sintesi poi dei Balcani. Questo loro essere artisti magari a volte un po' svogliati, ma pur sempre sì, personalità non banali. Sì, c'è cuore caldo e testa fredda, invece qui è tutto caldo, cuore e testa. Poi com'è normale che sia quando si parla di un'indipendenza così giovane, sicuramente sono situazioni che risvegliano l'orgoglio nazionale, che noi magari non lo sentiamo più perché è passato qualche annetto dalla nostra... la nostra indipendenza, dell'unificazione dell'Italia. Qui si parla comunque di 13 anni fa, quindi tutta gente che in un modo o nell'altro l'ha vissuto quel passaggio, magari alcuni di questi erano bambini. E qui San Marino ha una tradizione invece di indipendenza che ha saputo difendere anche durante i conflitti. Qui abbiamo visto invece, parlavamo della Leonessa, i gol segnati la nostra Popovic, dalla Popovic alle Olimpiadi di Londra, quando con la squadra di pallamano vinse la medaglia d'argento. Parla delle montagne del Durmitor, come potete intuire dalla canzone. Che dice: le vette in noi sono grandi come le montagne del Durmitor. Come ripercorso un po' la storia più o meno recente del Montenegro, ci stiamo avviando verso la parte finale di questa cerimonia d'apertura della 18ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Intanto piovere con una certa insistenza, si è vista da questa inquadratura. È successa una tregua per quasi tutta la cerimonia adesso. Poštovani posjetioci, dame i gospodo, dear guests, ladies and gentlemen, i gledaoci kraj malih ekrana, the television broadcast viewers, još jedno, adesso ci si avvia verso il giuramento. Sì, arriviamo alla parte, diciamo, istituzionale vera e propria, dopo aver ripercorso per sommi capi la storia di questo affascinante paese. Bandiera dei piccoli stati d'Europa. Let's salute the flag of the gates of the small states of Europe.
Dame i gospodo, pozdravimo zastavu igara malih zemalja Evrope. Now, athletes selected by the National Olympic Committee shall set their flags on the mast of the games, reflecting the spirit of unity and Olympism. Portabandiera da avere. Non era appunto di issare la bandiera. Andiamo a chiudere il gruppo nostro. Lorenzo, benvenuti. Quest'anno ha avuto modo di far parte di una squadra molto importante della pallavolo italiana, Modena. Tutte le delegazioni salutate, mentre si aprono gli ombrelli. Montenegro Filip Radovic, Luxemburg Camille Clissi, Liechtenstein Manuel Gar, Andreas Marquis Ladies and gentlemen, it is now time for taking the oath. A učast sporta i fair playa pozivam u ime sportista Mariju Vuković, Crna Gora, i u ime sudija Nikolu Marića, Hrvatska, da u svoje i ime kolega polože zakletvu. We invite in the name of our Siamo ai giuramenti. Vuković, Montenegro, and in the name of our judges. Il giuramento degli atleti affidato ad una atleta montenegrina e poi ci sarà il giuramento dei giudici. Vuković. Promettiamo di prendere parte a questi giochi rispettando le regole nello spirito del fair play. Ci impegniamo tutti per il nostro sport, per farlo senza doping e imbrogli. Lo facciamo per la gloria dello sport, l'onore dei nostri team, il rispetto dei principi dell'olimpismo. Questo è il testo del giuramento. Del giuramento letto. E adesso siamo al giuramento dei giudici, degli arbitri. Cola Maric. Ci impegniamo a partecipare a questi giochi rispettando e applicando le regole nello spirito del fair play. Tutti noi ci impegniamo per uno sport senza doping e imbrogli. Questo è il testo del giuramento letto da parte dei giudici. Poštovani posjetioci, dame i gospodi, dragi gledaoci, kraj malih ekrana, kulminacija ove večeri je... Non resta che dichiarare aperti i giochi, Riccardo, siamo alla, al ormai momento... Si è fatto una certa, è ora di... Eccolo qua, infatti. Ladies and gentlemen, it is now time to officially pronounce the games open. Presidente dei Comitati Olimpici Europei, c'è cioè il primo ministro
del Montenegro, e c'è il presidente del Comitato Olimpico Montenegrino. Presidente del Comitato Olimpico Montenegrino, che credo parlerà per primo, almeno da protocollo, poi non so se. Abbiamo detto che nei Balcani sono artistici, quindi non si sa mai. Eccolo qua, il presidente del Comitato Olimpico Montenegrino. Che noi non abbiamo piacere di sentire, però neanche in cuffia, quindi tanto arde la fiamma sotto la pioggia di più forte della pioggia di Budva. La fiamma, mentre il presidente del Comitato Olimpico del Montenegro, che adesso sentiamo. Questo è Dusan Simonovic, presidente. Vjerovali su da je u imenu upisan i karakter onoga koga nosi. A mi, kao da potvrđujemo taj mit, okupili smo se ovdje na harmoničnom i uzbudljivom dodiru mora i planina, Jadrana i Dinarida, da slavimo igre malih zemalja Evrope, taj sportski most između sjevera i juga, istoka i zapada našeg kontinenta. Takmičenje koje nas već prvom riječi upućuje i podsjeća na ono što u 21. vijeku, vijeku digitalnih tehnologija i sveopšte komercijalizacije, olako zaboravljamo. Sport je prije svega i više od svega igra. A igra je radost, igra je emocija, igra je prostor slobode. Igra nas obrazuje i spaja. Igra nas u različitosti, ujedinjuje nas u različitosti i šaranolikosti. Baštineći izvorne i temeljne olimpijske vrijednosti, mi ćemo danas i narednih dana, takmičeći se i nada se, družeći se, biti svijet u malom, svijet koji se igra. I kao što je rekao predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach, nije važno da li dolazimo iz velikih ili malih zemalja. Jedino što se broji je da imamo veliko srce u koje staje intanto, strast. Ricordiamo che questa mattina c'è stato il primo appuntamento istituzionale in Montenegro, al quale hanno partecipato i presidenti dei comitati olimpici, tra i quali pozivo anche Gianprimo Giardi. È stato eletto il nuovo segretario generale, è stato il lussemburghese Mark Thyssen, che ha avuto la meglio sull'islandese Stefansson, e dunque sarà lui a succedere ad Angelo Vicini. Il monegasco Schäbel invece è stato confermato alla presidenza della commissione tecnica, nella quale è stato confermato anche il vicepresidente del CONS Cristian Forcellini quale membro. Intanto ha preso la parola il presidente Kocianic, il presidente dei comitati olimpici europei. Dozvolitemi da vam u ime europskih olimpijskih komiteta i vama i narodu Crne Gore, gradovima Budvi, Baru, Cetinju, Podgorici i Pivtu, zahvaljen na izvanrednom gostoprimstvu. Čestitam vam i na izuzetnoj prezentaciji Crne Gore, njene prošlosti, a verujem i budućnosti. Dokazali ste da mali narod može imati veliko srce. Ako gdje to važi u sportu, all'interno di questa assemblea è stata anche
avallata l'iniziativa avanzata dal Montenegro per l'inserimento in via eccezionale, lo abbiamo ricordato prima, e fuori classifica dei rappresentanti dell'Atletica Vaticana. Sai che allora non ci sia la possibilità di vedere i giochi dei piccoli stati a Roma prima o poi? Eh beh, potrebbe essere. Chiaramente nel Vaticano sarà un po' difficile, però se chiederà in prestito qualche struttura. To the games of the small state of Europe. Europe is the only continent organizing. È stato poi un anno anche importante per il Montenegro a livello sportivo, perché ha visto il ritorno di una squadra montenegrina di pallacanestro, il Budućnost, nel più grande palcoscenico europeo, l'Eurolega. Diceva invece Kocianic con orgoglio, ricordava che l'Europa è l'unico continente che organizza una mini Olimpiade, cioè proprio organizza una manifestazione come i giochi dedicate ai piccoli stati, cioè ai paesi con meno di un milione di abitanti. Quindi c'è questa proprio attenzione proprio a quelli che sono piccoli stati o anche microstati, che comunque vanno a giocarsi una medaglia che vale tantissimo. After these words, I would kindly ask Prime Minister Dusko Markovic to have his speech and open the games of the small states of Europe. Poštovani gosti, predsjedniče Europskog olimpijskog komiteta, gospodine Kocijančiću, dragi sportisti, dame i gospodo, dobrodošli u Crnu Goru. Personalità sportive, adesso si passa a quelle nazionali. Primo ministro del Montenegro, Duško Marković. Kao najmlađi član vaše sportske porodice, kojoj se pridružila 2011. godine, Crna Gora je prvi put domaćin igara. Za gradove u kojima će se odvijati takmičenje, za naš olimpijski komitet, ali i za državu Crnu Goru, posebna je čast što smo dobili priliku da ugostimo takmičare, sportske radnike i ostale goste iz 8 evropskih država. Posebna čast, ali i velika obaveza da ovo najveće sportsko takmičenje ikada održano u našoj zemlji organizujemo na najbolji način i opravdamo povjerenje. La prima volta che il Montenegro organizza questi giochi, ma Montenegro è nelle massime autorità sportive nel CIO. Svima koji su u prethodnim mjesecima uložili nesebičan napor da igre proteknu u najboljem redu. Dame i gospodo, znamo da međunarodni i evropski olimpijski komitet sa velikim simpatijama gledaju i podržavaju igre malih država Europe. Jer ove igre od svog osnivanja, suo discorso, del suo saluto, il presidente poi primo ministro dichiarerà aperti i giochi. E poi da domani, vi ricordo, i nostri inviati Elia Gorini e Lorenzo Giardi negli appuntamenti sportivi classici di San Marino TV, ma anche attraverso il nostro portale rinnovato, insomma tutti i modi per seguire questi giochi, per capire, per stare vicino ai nostri atleti, per soffrire, per gioire con loro, per cercare di rivivere un po', almeno un po', di quello che abbiamo vissuto in prima persona due anni fa, quando i giochi erano a casa, che erano qui a San Marino. Na tom temelju je naša država opstala kroz vjekove, njegujući sve naše različitosti u vjeri, nacionalnoj pripadnosti i kulturnom nasleđu. Dijelimo ideje evropskih vizionara, sai che poi non ci possa essere spazio anche per un'altra realtà europea, i giochi dei piccoli stati, le Faroer citate tra l'altro dallo stesso primo ministro montenegrino, Faroer che già da parecchio partecipano nel calcio alle qualificazioni mondiali ed europee, sa che non ci possa essere un loro ingresso anche qua. Hrabro i bez boumljenja krenula putem evropskih i euroatlantskih integracija. Vjerujem
da ćete tokom boravka u Crnoj Gori prepoznati taj proevropski entuzijazam kod naših ljudi, ali i naše tradicionalne vrijednosti i posebnosti na kojima smo ponosni i koje s ljubavlju njegujemo. Sve naše različitosti od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga Evrope okupljene ovih dana na jednom mjestu, to je bogatstvo koje nam donose ove igre. Zato su ovo samo u svijetu brojki igre malih država, ali po mnogo čemu drugom velikih i posebnih evropskih naroda. Uvaženi gosti, u sveukupnom društvenom preobražaju koju Crna Gora živi od obnove nezavisnosti, posebnu snagu i temelj naše budućnosti vidimo u crnogorskoj mladosti. Ona se iz dana u dan dokazuje u raznim oblastima društvenog života, a možda najupečatljivije kroz svoj prirodni talenat za sport. Prepoznajući potencijal i značaj sporta u afirmaciji države na međunarodnoj sceni, vlada Crne Gore izdašno pomagala i pomagaće i u buduće izgradnju sportske infrastrukture širom Crne Gore. S posebnom pažnjom se odnosimo prema najmlađim talentima i vrhunskim sportistima, stipendirajući i nagrađujući uspješne, vodeći računa također o osvajačima medalja nakon završetka njihove karijere. Sve se to vraća državi kroz vrhunske uspjehe naših klubova i reprezentacija, nesrazmjerne objektivnoj veličini naše sportske i materijalne baze. Zato mnogi u svijetu Crnu Goru prepoznaju prije svega po prirodnim ljepotama i vrhunskim sportistima. Dragi takmičari i predstavnici Andore, Islanda, Monaka, Malte, Kipra, Lihtenštajna, Luksemburga, San Marina. Benvenuto a nominativo tutti i paesi partecipanti. Dragi moji crnogorski sportisti, želim da vaša nadmetanja narednih dana proteknu u duhu viteštva i da najbolji među vama osvoje medalje. Uvaženi gosti, mnogi od vas su sada prvi put u Crnoj Gori. Želim da uživate u ljepotama naše zemlje i gostoprimstva naših ljudi. Želim da u vašim očima iz Crne Gore ponesete plavetnilo našeg mora i našeg neba, a u vašem srcu crnogorsku iskrenost i prijateljstvo. Želim da se i u budućnosti vraćate Crnoj Gori. U to ime proglašavam 18. igre malih država Evrope otvorenim. Neka igre počnu. Živjeli! Dichiaro aperti i giochi. La frase con la quale si comincia a entrare nell'aspetto sportivo e si chiude questa cerimonia che abbiamo cercato di farvi vivere e che abbiamo cercato di darvi una mano a comprendere. È stata una bella cerimonia, direi, Riccardo. Molto densa di significato. Diciamo che è il Montenegro che si è voluto presentare ai suoi compagni di viaggio, ai suoi compagni di giochi, raccontando quella che è la sua storia e che rivediamo riassunta anche attraverso queste belle cartoline. Dunque, da domani si fa sul serio. Noi vi ricordiamo il nostro portale e i nostri TG Sport delle 13.50 e 19.15. Lì i nostri inviati manderanno tutto il materiale, ci racconteranno step by step i risultati, le gare, le fatiche, le gioie, tante ne aspettiamo, tante ce ne auguriamo, degli atleti sammarinesi che sono in Montenegro per questa settimana dedicata ai giochi. Queste sono le immagini che aiutano a coprire quello che avviene alla piazza di
budva, cioè il defluire degli atleti verso il villaggio, il lento defluire degli atleti verso il villaggio olimpico. Da domani allora il primo in bocca al lupo lo facciamo a Paolo Persoglia, che questa sera doveva portare la bandiera, non l'ha fatto perché un attacco febbrile lo ha costretto, consigliato diciamo il team, di lasciarlo a riposo perché domani deve essere in piena forma, è il suo giorno, è il giorno nel quale scende sul tappeto, è il giorno nel quale deve convertire due anni di sacrifici. Tra l'altro lui che a San Marino 2017 portò a casa la medaglia, anche lì fu in parte limitato nelle ultime sfide da qualche problema fisico, comunque riuscì a ottenere il risultato che contava, riuscì a portare, a metterci al collo una medaglia. Un grosso in bocca al lupo a lui affinché riesca anche domani a raggiungere il suo scopo e mettere da parte questa fastidiosa febbre. Siamo dunque in chiusura di questa cerimonia che si chiude con questa questo ballo. Viene da pensare tradizionale del Montenegro. Se viene chiamato l'applauso del pubblico, diciamo, si rianima un po' la scena della cerimonia d'apertura con questo ballo. Che riporta un po' tutti alla dimensione della festa, no? Sì, diciamo che questa ha puntato più sulla rievocazione storica, passando anche dai momenti commoventi, ai momenti difficili della storia del paese, la fucilazione di uno dei suoi eroi, il terremoto. Che però in questo finale si rianima un po', richiamando appunto la gioia di fare sport, la gioia di partecipare a una manifestazione come quella dei giochi dei piccoli stati. Siamo proprio in piena festa di paese. Sì, all'insegna del folklore si chiude questa serata. Gli atleti del Montenegro abbastanza coinvolti con le bandiere, almeno una parte, più che altro il pubblico femminile.
i ragazzi si fanno un po' più i fatti loro. Thank you.
Ladies and gentlemen, the Olympic flame is lit and it shines on the whole of Europe. Poštovani posjetioci, dame i gospodo, olimpijski plamen je upaljen. U ritmu pjesme i gara. Sfilano gli ombrelli allora dalla piazza della città vecchia di Budva. Da domani le gare. Mentre finiscono i balli folk che danno così la dimensione della festa, festa che è andata a chiudere una cerimonia anche lunga, durante la quale per sommi capi si è ripercorsa la storia del Montenegro, di un paese, l'abbiamo detto più volte, molto sempre attraversato da tumulti, da situazioni difficili, ma un paese di grandi talenti, un paese di grande forza, di grande vitalità, di grande cuore, di grande coraggio. Da domani i piccoli stati d'Europa si incontrano per questa loro piccola, perché come dimensione, Olimpiade, ma sono un pochino le cartine di tornasole per il lavoro delle federazioni che per 2 anni hanno preparato atleti a questo argomento e a questo momento. Ci sono federazioni che vanno con ambizioni, adesso non stiamo a fare distinguo di nomi eccetera, ci sono altre federazioni che vanno con grande coraggio pur sapendo di essere nel pieno del loro ricambio generazionale. Applausi alla piazza che si svuota, un saluto a Riccardo Marchetti che ringrazio. Grazie a te Roberto. Un saluto da parte mia, un ringraziamento a tutti i tecnici, alla produzione che hanno reso possibile questa diretta da Budva. Un saluto e anche un augurio di buon lavoro ai nostri inviati, alle nostre troupe. Elia Gorini, Marco Cardinali, Lorenzo Giardi e Cristian Torelli. A loro il compito di raccontarvi e raccontarci questa settimana di grande, grandissimo sport e di grande, grande attaccamento alla bandiera. Da domani facciamo anche un po' i tifosi. Questa sera, quando ha sfilato la bandiera, abbiamo cercato perlomeno di fare parlare le emozioni. Grazie anche a voi, soprattutto a voi per averci seguito. Con i palloncini che volano alti nella notte, un buon proseguimento di serata attraverso gli highlights e buon Montenegro 2019. È tutto, buona serata. We'll be right back.